Nuova edizione del notiziario del Corriere di Sciacca.it di questo 28 aprile 2018. Sarebbe già arrivata ieri al Comune con la PEC, la relazione della società ingegneristica incaricata di effettuare le verifiche strutturali del viadotto Can Salamone al fine di una riapertura al traffico veicolare a senso unico alternato. La relazione sarebbe corposa, circa 130 pagine, e la conclusione, almeno in questa fase, indicherebbe un nulla osta alla riapertura limitata. La prima fase è servita a paragonare tutte le misure attuali del ponte con i progetti originari. Tale misurazione, secondo le indiscrezioni, sarebbe incoraggiante e non indicherebbe controindicazioni alla riapertura con il senso alternato. Una seconda fase di studio è in corso e sarebbe incentrata sulla simulazione di eventi sismici in fase dinamica e gli effetti sull'attuale stato del viadotto. Dunque, almeno fino ad oggi, le verifiche stanno procedendo con il profilo della fattibilità della riapertura del traffico, almeno in modo limitato. Lo scorso 21 aprile i carabinieri di Sciacca hanno effettuato un controllo al cantiere di Girgenti Acqua in via Ovidio, punto nevralgico del traffico veicolare perché all'incrocio con le vie Amendola e Giovanni XXIII, punto di snodo veicolare importantissimo che collega la Perriera con il centro della città. I militari dell'arma constatarono alcune inosservanze in materia di sicurezza, in particolare la mancanza di paratie per evitare smottamenti. Oggi, a distanza di 7 giorni, il cantiere è fermo e non si è provveduto a mettere in atto quelle misure di sicurezza che possono mettere al riparo gli operai da eventuali smottamenti del terreno. La domanda sostanziale è: ma quanto tempo deve passare ancora per mettere il cantiere in sicurezza e procedere con il completamento dei lavori di manutenzione? Sulla scia dell'entusiasmo del passaggio del Giro d'Italia qui a Sciacca, cambiamo argomento, Fabio Piazza e Gio Prestia hanno voluto percorrere le vie che il Giro farà in un tour dedicato al patrimonio monumentale che Sciacca ha, mettendo in rilievo le bellezze che questo paese conserva ancora per le vie del suo centro storico. Un'occasione, quella dei social, di portare a conoscenza dei più la storia e l'architettura delle bellezze saccensi, sfruttando appunto un evento eccezionale come quello del Giro d'Italia. 12 scatti per 12 magnifici luoghi saccensi ideati da Fabio Piazza e realizzati dallo studio JP Video, già partner tecnico del Corriere di Sciacca, sono stati resi possibili da 8 partners commerciali. Desideriamo ringraziare chi ha creduto nel progetto e nella città come noi e ci ha consentito di poterlo realizzare. Sciacca, al di là di tutto, merita sempre di essere messa in vetrina, meglio ancora se in occasione di eventi come il Giro d'Italia. Nonostante ci sia un'ordinanza del sindaco che vieta l'accesso in zone interdette della famosa Scala dei Turchi, molti visitatori sembrano incuranti del pericolo di frane e disattendono il provvedimento. Nel dicembre 2017, infatti, la Scala dei Turchi era stata interessata da una frana e dopo il sopralluogo svolto dal locale ufficio tecnico comunale era stata emanata una specifica ordinanza sindacale per limitare l'accesso al sito, volta a garantire l'incolumità dei turisti. Ordinanza e poi seguita un'altra specifica ordinanza della Capitaneria di Porto. Nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio, i carabinieri hanno rilevato la presenza di turisti nelle zone interdette. Sono così state spiccate 21 multe per oltre 2.000 euro. E infine, domani a Riccione si svolgerà il campionato italiano karate, kumite e kata individuale e squadra maschile e femminile. La polisportiva Karate Judo Club di Sciacca con il tecnico Michele Catanzaro presenterà Nicolò Alfano, Vincenzo Interrante e Pasquale Ranelli che gareggeranno nella specialità kata individuale e a squadra classe esordienti. Fra le ragazze, Francesca Fazio gareggerà nella specialità kata individuale classe esordienti, accompagnerà e assisterà gli atleti il maestro Pippo Piazza. Per il momento è tutto, mi fermo qui. Vi ricordo che potete consultare tutti gli altri argomenti e leggere le nostre notizie all'interno del nostro portale online. L'appuntamento con le notizie del Corriere di Sciacca è riservato alle prossime edizioni. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp